Cosmoprof 2016 sono riuscito miracolosamente a incastrare la madrina in un momento di preparazione dietro le quinte. In realtà si parla di bellezza, ma Eleonora Giovanardi di trucco non ha bisogno, perché la natura è stata bella generosa con te. Eleonora, grazie del tuo tempo. So che questa è una giornata particolare, dove insomma avrai tante cose da fare, per cui andiamo subito al sodo. Raccontaci del tuo rapporto con la bellezza e con questi meravigliosi occhi azzurri che tutte le mattine ti sorridono dallo specchio. Beh, intanto ciao e grazie per tutti questi complimenti. Il rapporto con la bellezza è un rapporto che sto scoprendo in realtà pian piano, perché è un equilibrio da, credo, da cercare, e cambia man mano che si cresce, per forza cambia. Già appunto col teatro il rapporto col corpo, con la fisicità è fondamentale, perché comunque ci si deve presentare a un pubblico con la responsabilità di un corpo funzionante, no? A 360 gradi. Poi con la televisione e il cinema, pian piano che la lente va sempre più vicino, chiaramente anche proprio la cura della bellezza estetica, della cosmesi, tutto diventa sempre più importante. Quello che cerco di fare è di faticosamente cercare un equilibrio, insomma, tra l'importanza del curarsi ma il non diventare ossessivi o esagerati per l'aspetto fisico esteriore, che comunque inevitabilmente cambierà. Speriamo tutti di no, però sappiamo che succede. Speriamo tutti di sì, invece. E nella tua routine quotidiana, che importanza ha il rituale del trucco o dei capelli? In questo momento stiamo lavorando, quindi è chiaro che c'è un'attenzione particolare, però al di fuori del set, al di fuori degli impegni ufficiali, com'è l'Eleonora di tutti i giorni? Ma è abbastanza easy nel trucco, diciamo, e soprattutto io uso il trucco quando mi voglio dare così una botta di energia, sai, al mattino quando ti senti un po' abbacchiato, stanco, così fa, aspetta un attimo che mi do una truccatina, e effettivamente funziona, però una cosa veramente molto leggera, ecco, sono abbastanza speedy. Quindi un trucco del viso che fa bene anche all'anima. Sì, perché no, ma credo che questo lo sperimentino tutte le donne, che è un po' un passaggio, no? Tra il dentro e il fuori. Parlando di donne, tu sei una delle esponenti di questa nuova generazione di attrici che hanno saputo mescolare un po' il serio e il faceto, no? Tu arrivi da un'esperienza teatrale importante, significativa, e poi ti abbiamo ritrovata in esperimenti televisivi e cinematografici anche molto divertenti, molto comici. Com'è questo percorso? Come ti sei trovata? Che cosa c'è di speciale, o cosa c'è invece magari uno non si aspetta di immaginare? Per me è tutto speciale, perché non mi immaginavo niente, cioè non ho scelto, poi in realtà cos'è che si sceglie? Nulla, insomma. Mi sono capitate queste fortune di incontrare Maurizio Crozza e Checco Zalone, e in realtà ho imparato a metterli dentro a un flusso, che è appunto il mio lavoro, tant'è che, cioè, non è che riesco a dividere il teatro da poi Crozza a Checco, perché sia Crozza che Checco mi hanno insegnato, cioè sono state delle altre scuole, mi hanno insegnato tantissimo, mi hanno insegnato a lavorare e ridere insieme, che non è una cosa da poco. Checco mi ha insegnato, come anche Maurizio, ad avere più livelli di lettura anche di uno sketch comico, che può sembrare il più leggero, no? Quindi per me è stato un percorso di crescita. Poi chiaramente non avevo mai fatto un film grande come quello di Checco, quindi è stato per me una scuola. E ti ha cambiato un po' la vita anche la popolarità che magari consegue ad un grande successo commerciale come quello del film Quo Vado? Assolutamente no. Ecco, proprio no. No, cioè esattamente come prima, devo dire la verità. Cioè, boh, è così. Mi sembri molto felice di questo, di aver riconquistato la tua vita senza dover cedere il passo alle noie della celebrità. Progetti invece per il futuro, qualcosa che ci puoi raccontare, al di là di essere madrina di Cosmoprof 2016, cosa succederà di te, dove ti vedremo?
Allora, io riprendo una tournée teatrale con l'ERTE, l'Emilia Romagna Teatro, faccio uno spettacolo che è una coproduzione con un teatro georgiano ed è Memorie di un pazzo di Gogol, e facciamo una tournée che mi porterà adesso alla fine del mese in Turchia, poi andremo in Corea, poi torniamo qui a Bologna, all'Arena del Sole, e poi altri progetti che insomma poi siamo in attesa, diciamo. Incrociamo le dita, teniamo la bocca chiusa, che qui non bisogna, la scaramanzia non è vero, ma ci credo. Assolutamente, è sempre la benvenuta. Eleonora, io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme e che condividiamo con i nostri amici che ci guardano. Ti faccio i miei personalissimi in bocca al lupo per tutte le cose che non mi hai voluto dire e speriamo di avere presto l'occasione di raccontarle, magari mentre le stai facendo. Grazie mille, grazie e buona giornata anche a voi. Buon Cosmo, prof.